con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Vogliamo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo di Matteo, capitolo 6, leggeremo il versetto 25, leggeremo solo questo versetto, gloria a nome del Signore. Evangelo di Matteo, capitolo 6, leggeremo il versetto 25. Gloria a nome del Signore. Amen, il Signore sia lodato. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Fin qui la parola del Signore. Accomodatevi, fratelli, gloria al nome del Signore. Il testo che noi abbiamo letto fa parte di un discorso, si può dire, rivoluzionario da parte di Gesù. Quello su cui noi ci soffermeremo questa sera è la prima frase del verso 25 che insieme abbiamo letto. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. È una frase importante, soprattutto in questo periodo di tempo, è una frase molto importante che può scuotere qualche animo dinanzi alla realtà, dinanzi a ciò che si vede, ciò che si sente e dinanzi a ciò che si vive. Dinanzi a ciò che si tocca, noi possiamo solamente entrare in un'ansia profonda, ma dinanzi al Signore noi siamo di coloro che entrano in una pace profonda. E noi con tutto il nostro cuore questa sera vogliamo considerare quello che Dio ha da dirci. Il discorso che il Signore fa sul monte è un discorso ben articolato, il più lungo che Gesù tende a fare al popolo che in realtà lo ascolta. E lì sul monte parla delle beatitudini, parla della necessità del sale della terra e la luce nel mondo. Egli parla del perdono, dell'adulterio, della concupiscenza, tratta veramente diverse tematiche, dell'amore anche verso i propri nemici. Insomma, tende a parlare della preghiera, del digiuno e poi arriva a parlare di quelle che sono le preoccupazioni. Un grande discorso che in realtà, fratelli e sorelle, rivoluzionano il modo di vedere la realtà. Fin quando noi vediamo la realtà con i nostri occhi, siamo pronti a vivere l'ansia. Ma se guardiamo la realtà con gli occhi di Dio, siamo pronti a vivere la pace di Dio. È così, fratelli cari nella grazia, un messaggio di una portata rivoluzionaria. E il Signore, per parlare di ansia, significa che conosce bene il cuore dell'uomo. Parla di ansia, parla di preoccupazione, parla di angoscia interiore, di un'emozione che porta, insomma, ad un'agitazione tale da non riuscire a far vivere l'essere umano. Egli, conoscendo che questo rappresenta una delle emozioni dell'essere umano e forse quella che più di tutte può impedire all'uomo di guardare con gli occhi di Dio, allora ci tiene in particolar modo a parlare dell'ansia. Ma che cos'è l'ansia? Tutti noi sappiamo l'ansia che cos'è e questa sera vogliamo parlare dell'ansia. Tutti quanti sappiamo che cos'è l'ansia, sì, perché l'ansia è un'emozione dell'essere umano. L'ansia rappresenta una reazione cognitiva,
una reazione comportamentale, una reazione fisiologica a qualcosa che di avverso sopraggiunge nella nostra vita. E allora questa porta ad un senso di vuoto nella nostra mente, o ad un senso di allarme, o ad un senso di pericolo per la nostra vita, per la nostra famiglia, e ci fanno giungere a dei pensieri negativi, a delle immagini negative. Allora l'uomo, dinanzi a questo tipo di emozioni, va alla ricerca di spiegazioni, va alla ricerca di qualcosa che almeno possa rassicurare il suo animo, va alla ricerca di una speranza, va alla ricerca di qualcosa che possa in un certo senso dargli una via di fuga da quell'impatto negativo che sta subendo. E allora, vivendo quello stato, alla ricerca incessante di un altro stato positivo che non riesce a trovare, qual è la conseguenza? Tensione, tremore, palpitazioni, insomma, depersonalizzazione, si perde la personalità, la personalizzazione, a volte la frequenza cardiaca tende ad aumentare, insomma tanti sono gli eventi negativi che questo tipo di emozione porta, uno stato, possiamo dire, di costrizioni, e in molti rappresenta l'inizio di una fase depressiva, di una fase depressiva che distrugge totalmente l'essere umano. E quanti vivono in questa condizione oggi? Sì, fratelli e sorelle, questa è la condizione dell'essere umano. Ma il cristiano può vivere l'ansia? Fratelli, il cristiano, essendo anch'esso uomo, è possibile che sia sollecito di ansietà? O è possibile che sia in una fase di ansia, ma il cristiano non vive l'ansia? Non vive l'ansia, né si lascia opprimere e sovrastare dall'ansia. Può essere una fase temporanea, perché per l'uomo ci può essere questa fase, come qualunque fase negativa può portare alla costrizione del cuore umano, ma per il cristiano, per i figli di Dio, non c'è una vita nell'ansia, un'oppressione dovuta all'ansia che lo porta addirittura a soccombere dinanzi alle tante cose. E se il mondo vive l'ansia, e vivendo l'ansia vive e percepisce nel proprio cuore sentimenti negativi, e realizza altresì quello che il proprio cuore emana, e stiamo vivendo periodi del genere, realizza, manifesta l'ansia fisicamente, con violenza, con aggressioni, noi possiamo dire che abbiamo l'Iddio della pace, l'Iddio che acquieta e mette, insomma, quiete veramente in ogni tempesta possa sopraggiungere nella nostra vita. Sì, perché con l'ansia non puoi aggiungere nulla a quanto ti è stato tolto, a quanto ti è stato dato. Con l'ansia non puoi aggiungere neppure un giorno alla tua vita. Inutile quindi essere nella fase dell'ansia e vivere continuamente nell'ansia. Oh, con l'ansia, fratelli e sorelle, siamo simili ai pagani, perché sono i pagani che hanno e vivono e sono oppressi dall'ansia e dalle preoccupazioni. Con l'ansia è come se noi stiamo dicendo a Dio: voglio determinare io il mio domani, senza la consapevolezza che è Dio che ha sotto controllo il tuo domani. Sì, fratelli e sorelle, è proprio così. E allora ecco che c'è la reale differenza, perché l'uomo senza Dio non può trovare la speranza che cerca se non la cerca in Dio. L'uomo senza Dio non può trovare la pace che cerca se non la cerca in Dio.
E allora sta cercando invano, motivo per il cui lo stato in cui vive tende ad acuirsi sempre di più e a manifestarsi negativamente sempre di più. Ma un cristiano non può farsi vincere dall'ansia, perché sa che la sua speranza si trova in Dio, perché sa che la sua fiducia è in Dio, perché sa che ciò che egli vuol trovare la cerca nel Signore, e solo lì si riesce a trovare. Non ho mai visto, non so voi l'avete visto, ma non credo, perché è scritto nella parola di Dio, il giusto mendicare il pane. Mai visto, mai, fratelli e sorelle. Dio provvede per il suo popolo, per la sua chiesa, per coloro che cercano in Lui. Dio provvede. E se questo mondo manca di provviste, è perché non cerca provviste, altrimenti avrebbe trovato provviste, provviste spirituali o provviste che solo Dio può dare alle anime, gloria al nome del Signore. È scritto nella parola di Dio e lo abbiamo letto insieme, ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, Israele: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio, mi appartieni, fai parte della mia famiglia. Quando dovrai attraversare le acque, perché attraverserai le acque, o quando dovrai attraversare i fiumi, è scritto: quando dovrai attraversare le acque io sarò con te, e quando attraverserai i fiumi, perché li attraverserai, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, perché camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Dio ti tiene per mano. Il Signore ti tiene per mano, tu sei suo. E questa è la sicurezza che abbiamo in Dio, e questa è la sicurezza che tu oggi puoi sperimentare se realizzi Gesù nella tua vita. È una sicurezza che solo Dio ti sa dare. Io non ho mai visto Daniele in ansia. E no, fratelli e sorelle, non l'ho visto. Non ho sentito di un Daniele, servo del Signore, caduto nell'oppressione dell'ansia. E lì dove, in un certo senso, ci fu quel decreto che annunciava che non dovessero pregare nessun altro all'infuori del re Dario, Daniele continuava, come era solito fare, pregare il Signore. Egli manifestava in ciò che faceva ciò che aveva nel cuore, la pace, Dio, e continuava come era solito fare. Fu messo nella prigione, fu messo in quella fossa di leone, in quella circostanza che lo teneva chiuso fisicamente, doveva essere mangiato, doveva essere divorato da quei leoni, ma è scritto nella parola del Signore che egli fu salvo. Non fu trovata in lui nessuna ferita. E se intorno c'era il tumulto, condanniamo Daniele perché non è stato, insomma, colui che ha rispettato il decreto, se intorno c'era il tumulto, Daniele adesso sarà mangiato. No, Daniele, come era solito fare, in preghiera, viveva ciò che aveva nel proprio cuore, la pace, non l'ansia. La pace, e continuava a vivere il suo Dio. Ed è scritto: fu tirato fuori dalla fossa dei leoni e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Di cosa ti stai angustiando? Di cosa stai temendo? Non angustiatevi di nulla, è scritto nella parola di Dio. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Fate conoscere a Lui, parla con il Signore, dedica il tuo tempo a Dio e vivrai la pace che Dio può mettere nel tuo cuore, che custodisce i tuoi pensieri e il tuo cuore. Dio provvede per te, Dio c'è per te, Dio non si allontana da te. Un cantico meraviglioso che dice: allor di chi io temerò se in Dio confiderò? Cosa stai vedendo intorno a te? Qualcosa che ti spaventa? Bene, non è niente, probabilmente verrà cose ancora peggiori di questo. Non ti spaventare, perché Dio questa sera ti sta dicendo proprio a te, al tuo cuore, alla tua mente, a te che sei in ascolto, sta dicendo proprio a te: confida in me, perché io sono la pace nelle tue ansietà. Oh, non siate in ansia per la vostra vita, è il Signore che te lo dice, non un uomo, è Dio, è Gesù che te lo dice. Sì, il punto essenziale è proprio questo, che fratelli e sorelle, lì dove in realtà c'è l'ansia, o mettiamo, non so, un recipiente in cui ci infiliamo l'ansia dentro, quanta più ansia c'è, meno fede rimane, e quanto più fede c'è, meno ansia rimane. Signore, donaci fede, dona fede alla tua Chiesa. Questo è il periodo in cui la Chiesa deve vivere la fede. È bello dire ho fede in Dio quando le cose vanno bene, ma noi diciamo fede in Dio anche quando le cose vanno male, perché sempre dobbiamo avere fede in Dio, nel bene e nel male. E l'antitesi proprio della fede è l'ansia, che porta al dubbio, alle preoccupazioni e quant'altro, che porta all'incredulità. L'antitesi della fede è proprio l'ansia. Oh, quei discepoli sulla barca potevano avere anche Gesù nella loro barca, eppure in quella tempesta, Signore, noi stiamo morendo, cominciarono a urlare. Noi stiamo morendo, stiamo perendo, Signore. Cominciarono, insomma, a vivere quello stato di ansietà e di preoccupazione che tendeva solo ed unicamente a far vacillare quelle anime e quegli uomini. E allora Gesù dovette gridare, dovette scuoterli. Ma perché avete paura, gente di poca fede? E allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. Egli è colui che sgrida i venti e i mari intorno a te. Tu devi averlo nella barca, devi averlo nel cuore per poter vedere l'Iddio che sgrida i venti e i mari intorno a te. Gloria a nome del Signore, ma non dubitare del Signore, perché Dio ancora questa sera ti sta dicendo, ancora questa sera, non essere in ansia per la tua vita, non essere in ansia per la tua vita. Quegli uomini intorno al Mar Rosso, ho concluso, quegli uomini intorno al Mar Rosso erano agitati, ad un certo punto erano circondati da tempeste, erano circondati da uomini che desideravano ucciderli, desideravano solo la loro morte oramai, e presi dall'ansia cominciarono a inveire contro Mosè, cominciarono ad inveire contro il Signore, cominciarono a vivere uno stato di angoscia, di preoccupazione, cominciarono a veramente a manifestare quello che nel loro cuore si trovava. Non Dio, perché se c'era Dio non succedeva, non vivevano l'ansia. Ci può essere l'ansia, ma non vivi e non ti fai sottomettere dall'ansia se hai Dio nel tuo cuore. E allora il servo di Dio, da parte di Dio, dovette esclamare a tutti quanti: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà per voi.
Infatti, gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. E Dio alla sua Chiesa dice: non abbiate paura, voi state fermi, state ancorati. Alla sua Chiesa Dio dice: voi state radicati, non abbiate paura, non temete, non siate in ansia, non siate preoccupati, perché Dio combatterà per voi, voi ve ne starete tranquilli. È una promessa di Dio, è una promessa del Signore a te e a me. E allora qui è la domanda a ognuno di noi, è la domanda a te personalmente, perché la parola di Dio è personale. Allora la parola di Dio questa sera ha detto: non stare in ansia. Dio stesso ti ha annunciato: non stare in ansia, non preoccuparti, perché sono io il tuo Dio, ti tengo per mano, provvedo per te, tu te ne devi stare tranquillo, perché sono io che combatto per te e tu vedrai la salvezza. Tu tieniti fermo, tieniti ancorato. Gloria al nome del Signore. Ma manifestiamo ciò che Dio è se viviamo Dio, e Dio è pace. Allora se vivi ansia, se vivi preoccupazioni e vuoi realizzare quello che Dio ha detto questa sera, vivi Dio, vivi Dio, perché se vivi Dio manifesti Dio. Signore, aiutaci veramente con tutto il nostro cuore ad avere fede, a viverti per realizzare le tue promesse e ciò che tu ci hai detto questa sera. Chiniamo i nostri capi, fratelli.